metti. I love you, Lolo. Un po' tu allora a fare l'imitazione molto di bene, Sordi. Lo so, molto bene. Tante le belle verità. Tante le belle verità. Tante le belle verità. Kessler, se io non sono diventato un Fred Astaire, ditelo al vostro Peter Pan, il coreografo. È perché io non ho calcato le scene di Broadway. Vuoi spiegare per quale ragione ti sei travestita da leggiadra fanciullina, tutta bionda, tutta nuda, scandalosa porcellina? È inutile che stavo a litigare, e ne si abbracciati stretti stretti, che tanto prima o poi ci andiamo tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti. Ecco qua, 20 anni della morte del grande Alberto Sordi, ci hai scritto il libro Storia di un italiano, Giancarlo. Sì, ho scritto questo libro perché io ho partecipato in collaborazione con Alberto, che ne era l'autore, a questo grande programma che si chiamava Storia d'un italiano. Vinicius de Moraes, il poeta brasiliano, diceva: la vita è l'arte dell'incontro. Ognuno di noi le può capitare degli incontri importanti che ti cambiano la vita o forse te la indirizzano in maniera diversa. E uno di questi per me è stato quello di Alberto Sordi. Grazie. Un giorno mi chiamò Massimo Fichera, che era il mio direttore, e mi disse: tu che sai di Alberto Sordi? Io ero uno di quei giovanotti che parlavano come Alberto Sordi e cominciai a dirgli tutte le battute di Alberto Sordi. Dico: conosco tutti i suoi film, li conosco tutti. Poi all'epoca non c'erano le cassette, non c'erano, e i film si vedevano o si vedevano al allora cinema. quando uscivano al cinema oppure quando li ridava la televisione. Io li conoscevo tutti. Grazie. Bene, allora tu sei pronto, vado ad andare a lavorare con Alberto Sordi. E lì io rimasi stupefatto. Bene, il libro da leggere, questo che hai scritto, poi un giorno verrai così ci racconti un po' di... E poi potremo anche parlare di quella famosa eredità che tanto sì, certo, ha diviso. Grazie.